Continua la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Bergamo. In prima linea il comando provinciale della Guardia di Finanza. L'impegno delle Fiamme Gialle ha infatti permesso di sequestrare nel 2012 oltre una tonnellata di droga. In primis l'hashish con 985 kg, seguito dalla cocaina con 21,5 kg. L'attività si è sviluppata attraverso indagini di polizia giudiziaria mirate a smantellare le organizzazioni dedite a questo commercio. Numerosi controlli poi hanno lo scopo di reprimere il cosiddetto spaccio al minuto. Nell'arco di queste operazioni sono state denunciate all'autorità competente 158 persone, di cui 71 in stato d'arresto. Oltre 13,5 kg di cocaina e 14,5 di hashish sono stati sequestrati in occasione dei controlli eseguiti allo scalo aeroportuale di Orio al Serio, dove la droga era trasportata in maniera occulta all'interno del corpo del passeggero. In questa tipologia di intervento sono state arrestate 37 persone. Il principale apporto al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, concorso con le altre forze di polizia, è assicurato dall'aliquota antiterrorismo pronto impiego, il reparto operativo meglio conosciuto come Baschi Verdi, impegnato come supporto alle operazioni dei reparti territoriali, dispiegando ad esempio squadre di tiratori scelti nel corso di operazioni volte al sequestro di sostanze stupefacenti o nuclei tattici per compiti ad elevato rischio. Ma non è tutto, il controllo è aiutato anche nel servizio 117, attivo su tutta la provincia 24 ore su 24. Ad affermare queste tesi il comandante provinciale Giovanni De Roma, che per il 2013 si auspica il consolidamento e il miglioramento di tale attività, volta a contrastare uno dei fenomeni più diffusi sul nostro territorio.